questo un momento veramente di attesa e stupore per l'abilità di una tromba che si sbizzarrisce nei suoi virtuosismi, terminando con l'ultima frase che raggiunge le più alte vette del sopra le righe, con l'ultima nota della tromba solista. Ascoltiamo la variata. Fausto Niero, capo fanfara, per la prima volta che vi esibite a questa altitudine? Allora, è capitato qualche anno fa, ci siamo esibiti sul Monte Rosa, una quota più o meno uguale a questa, forse anche superiore, però insomma non è facile suonare in alta quota. Ecco, ecco, che tipo di difficoltà riscontrate con questi strumenti? Beh, diciamo che il fiato manca, essendo poi la fanfara bersagliari una compagine musicale in cui viene richiesto insomma un suono abbastanza potente, si guarda un po' più alla forza che alla tecnica, la mancanza di fiato insomma a volte non gioca sicuramente a nostro favore. Il vostro repertorio? Il nostro repertorio è per lo più composto da musiche della tradizione bersaglieresca, alle quali poi abbiamo aggiunto negli anni pezzi che si rifanno al repertorio della musica patriottica, della musica popolare, folk, sia nazionale che internazionale. Qualche pezzo d'opera, insomma, un repertorio che poi permette di esibirsi in concerto come quello di oggi. Ringraziandovi per la vostra attenzione e per l'onore di avervi avuti qui presenti, la fanfara chiude il concerto con l'Inno del Piave. Yeah, Lord, for now.
soldati, sul divo intanto la diamante sponde, son messo gli ever un muro dell'onde, e un messaggio dolce e lusinghiero, in piave mormorò, non passa lo straniero. Mauro Cattai è il presidente della Fanfara. Una fanfara che nasce quando? La Fanfara nasce nel 66. Noi, tra l'altro, come selezione, proprio il prossimo anno festeggiamo i 60 anni di costituzione della nostra sezione. Noi abbiamo un monumento, sono in Piave, che è il monumento al bersagliere, prima di entrare sul Piave. Il prossimo anno facciamo 50 anni del monumento, quindi festeggiamo sia i 60 anni della sezione che i 50 anni del, monumento dei bersaglieri. E questa sarà una delle tappe che noi ci siamo posti, perché nel 2018, se tutto va in porto, a San Donato di Piave faremo il raduno nazionale dei bersaglieri, quindi anche questo è un impegno molto importante. Il prossimo anno noi abbiamo il raduno Rimini, il raduno nazionale a Rimini, e la fanfara di San Donato di Piave sarà la fanfara d'onore del raduno nazionale di Rimini dei bersaglieri, quindi questo è un fatto storico per San Donato di Piave, questo è importante, quindi dà valore alla fanfara e ai stessi componenti, no? Che è il capo fanfara, per il sacrificio che danno ogni giorno quotidianamente. Thank you.